A Milano, in una piazza Cairoli gremita di cittadini, si è svolta la manifestazione in difesa della Costituzione e della scuola pubblica. Sul palco, tra gli altri, hanno preso la parola Piero Ricca, Salvatore Borsellino, Dario Fo e Dario Dalla Chiesa. Noi di Wake Up News abbiamo raccolto per voi le voci della piazza. La novità di questa iniziativa è che è un'autoconvocazione dei cittadini che difendono la loro Costituzione. Noi andremo avanti a oltranza a questo punto tutti i giorni per respingere questo attacco frontale ai diritti, alle regole, ai principi della Costituzione. Il giovedì si è presentato il decreto per la riforma costituzionale della giustizia. Si vuole tentare di una violazione per quanto riguarda la separazione delle carriere e separare la carriera dei magistrati. Tutti i giorni assistiamo a un lento peggioramento da parte di questo governo, un attacco nei confronti di questa che è una delle costituzioni più belle del mondo. E credo che sia un dovere di tutti gli italiani scendere sulle barricate per difendere la nostra Costituzione. Si sta verificando un gravissimo attentato allo spirito e alla lettera della nostra Costituzione. Non si tratta di una riforma, ma si tratta di un stupro della Costituzione. È la parola giusta. È uno straniero che parla di Costituzione italiana, ma te pagano in nero? No, sono venuto perché voi avete una Costituzione talmente meravigliosa che pensa anche a noi stranieri, pensa a questo asilo politico. Mentre i vostri politici vaffanculo sono là che dicono: ma dove mettiamo questi stranieri? Ma cazzo, fai prima entrare, salva la loro vita, poi vedi dove metti. È come se tu sei in una barca e c'è uno che nega, dici: aiuto, salvami, dove metto? Davanti non mi rovina sedili dei peli, dietro non c'ho ancora, cazzo, fai prima a salire. Però voi siete un grande popolo italiano, ah, quanto calore mi avete dato. La mia presenza a Milano era d'obbligo, in solidarietà al popolo della scuola, agli insegnanti, a quel mondo della cultura che rappresenta secondo me il punto di inizio per dare una svolta a questo paese. E come ho detto nell'intervento, un momento di riscatto delle donne, nell'auspicio che il prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri italiano sia una donna. Toccare la Costituzione oggi, come vuole fare il governo Berlusconi, significa cancellare piano piano lo Stato di diritto, e questo si evidenzia per esempio con l'attacco alla scuola pubblica. Io sono un insegnante, l'indignazione enorme di offesa continua verso la scuola e di offesa continua nei fatti, con quello che fanno, verso la nostra Costituzione. Abbiamo messo fuori dalla nostra scuola uno striscione enorme con scritto: noi educhiamo ai valori della Costituzione, e sono qui per questo. Sono giovani, 40-50 anni insomma, che a un certo punto dice: io sono Batman! E allora ho bisogno di una casa di Batman!